Malattia di Kawasaki è una vasculite, cioè un'infiammazione dei vasi che colpisce le arterie, in particolare le arterie del cuore, e che si manifesta con la febbre elevata e con altri sintomi, c'è cioè un eritema cutaneo, un'eruzione cutanea, una irritazione delle mucose. E questa malattia colpisce in particolare le arterie del cuore, le coronarie, e può lasciare anche delle alterazioni delle coronarie che diventano un possibile fattore di rischio per eventi avversi nell'età adulta. Si è sempre pensato che ci fosse un virus che stimolava il sistema immunitario e poi il sistema immunitario dava inizio a una reazione a catena che causava questa infiammazione dei vasi, in particolare del cuore. Noi abbiamo visto, mi piace citare il mio collaboratore che si occupa di reumatologia pediatrica, il dottor Verdoni, che segue i bambini con la malattia di Kawasaki, si è accorto che iniziavano ad arrivare dei bambini al nostro pronto soccorso che avevano questa malattia in una forma anche grave, prima due, poi tre, poi quattro, e poi ne sono arrivati praticamente uno ogni 3 giorni. In un mese abbiamo visto 10 pazienti e adesso ne abbiamo altri due in accertamento. Quindi era ovvio pensare a un collegamento con l'epidemia di coronavirus. Abbiamo studiato questi pazienti, li abbiamo raccolti, abbiamo cercato gli anticorpi contro il virus e abbiamo dimostrato che praticamente tutti questi bambini avevano incontrato il virus. Il legame è la risposta anticorpale contro il virus. In questi bambini c'è la risposta in tutti praticamente ed è proprio la risposta immunitaria a danneggiare i vasi sanguigni nella malattia di Kawasaki. Si sono infettati in modo asintomatico e poi l'attivazione del sistema immunitario ha messo in moto tipo una reazione a catena che ha causato questo danno immunologico. Non è tanto il virus a fare un danno diretto ai polmoni, ma è la reazione immunologica che il virus scatena. È come se un qualche agente entrasse in una casa, facesse arrabbiare qualcuno e quel qualcuno combina un disastro in casa. E questa è la ragione per cui adesso sappiamo che per controllare la malattia dobbiamo usare dei farmaci che agiscono sul sistema immunitario. Nonostante questa malattia si presenti in una forma abbastanza severa, con un coinvolgimento cardiocircolatorio che a volte ha bisogno di un sostegno, con un'infiammazione del cuore che si chiama miocardite, questa malattia, se aggredita con il trattamento giusto, opportuno, risponde bene alla terapia e i pazienti guariscono. Non stiamo parlando di una malattia che si sviluppa se un bambino si infetta. Stiamo parlando di una malattia che si presenta probabilmente soltanto in un bambino su 1.000 che si infettano, cioè c'è bisogno di una predisposizione.